Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi parliamo di tarocchi, o meglio di famiglie di tarocchi, di varie tipologie, perché il mondo dei tarocchi è immenso. Ci sono veramente tantissimi mazzi di tarocchi, continuano anche a disegnarne di nuovi, quindi è un mondo pressoché infinito e conoscere tutte le tipologie esistenti è impossibile perché sono veramente tante. Ognuna ha le sue caratteristiche, le sue specificità, però ogni famiglia di tarocchi comunque è collegata da un filo particolare, da un filo conduttore che più o meno rispecchia sempre la stessa storia, che è il cammino evolutivo dell'uomo. Vi lascio un video nelle schede che avevo fatto tempo fa in cui vi spiego proprio qual è il messaggio simbolico dei tarocchi? Quindi, qualsiasi tipologia di tarocchi voi utilizziate, tenete presente che il filo conduttore per ogni mazzo è sempre il cammino evolutivo dell'uomo. Quindi, sulla base di questo, che fa un po' da struttura, poi ci si sofferma e si, come dire, aggiungono alle carte determinati simboli, determinate cose particolari che rende magari quel mazzo unico nel suo genere, però sempre senza dimenticare che c'è il filo logico che ne fa la struttura. Come dicevo, i mazzi di tarocchi sono veramente tantissimi, però per facilitare un pochino si possono dividere in categorie, quindi in famiglie di tarocchi, e ognuna di queste famiglie ha le sue specificità. Ad esempio, ci sono i tarocchi simbolici, chiamati anche tarocchi esoterici. Un esempio sono i tarocchi del Graal. Io li ho qua, sono questi. Spero che riusciate a vederli abbastanza bene. Questi sono tarocchi veramente molto affascinanti e fanno parte appunto di questa tipologia di famiglia che sono i tarocchi esoterici o simbolici. Si concentrano soprattutto sulla potenza e sulla correlazione di simboli che derivano da diverse discipline. I tarocchi sono passati da carte da gioco a strumento divinatorio nel Settecento e a questa tipologia di tarocchi in particolare sono stati aggiunti dei simboli che sono stati presi appunto da discipline diverse, un po' più esoteriche, tipo ad esempio l'astrologia, l'alchimia, la cabala, la numerologia. Quindi a queste carte sono stati aggiunti dei simboli che hanno dei significati che vanno ovviamente ad arricchire ancora di più il significato tradizionale. Questa tipologia di tarocchi non è facilissima da interpretare, però è molto affascinante perché riesce a dare delle risposte anche su questioni importanti che riguardano la propria vita, perché magari attraverso la simbologia e il significato che quel simbolo aveva, magari al tempo di diverse discipline, può essere molto utile, ma soprattutto molto affascinante. Poi di questi tarocchi del Graal ve ne parlerò più nel dettaglio perché sono particolari e perché comunque vi voglio spiegare un pochino quali sono i simboli, come vengono utilizzati, però adesso ve li mostro giusto per farvi un esempio e per classificare la tipologia all'interno di una di queste famiglie di cui vi parlo oggi. Poi ci sono i tarocchi metafisici che hanno un approccio più spirituale e sono adatti per indagare se stessi. Un esempio sono i tarocchi egiziani e i tarocchi degli angeli. Su entrambe le tipologie di tarocchi ho fatto un video specifico, quindi adesso non mi soffermo troppo su questi due mazzi perché trovate già i video sul mio canale. Ve li lascio giù in info box, magari ve li lascio anche nelle schede. Avevo parlato nel dettaglio dei tarocchi egiziani e poi avevo parlato nel dettaglio dei tarocchi degli angeli. Partono comunque da una disciplina più spirituale, aiutano a capire meglio alcune dimensioni della propria personalità, di capire magari come affrontare determinate cose sulla base anche delle proprie sensazioni, dei propri desideri, delle proprie paure. Quindi in un certo senso hanno una dimensione che va ad indagare anche un po' la parte psicologica di una persona. E questo è appunto un esempio di tarocchi spirituali. Poi ovviamente ce ne sono anche tanti altri, non ci sono solo questi, però io adesso vi faccio vedere quelli che ho e che fanno parte di queste famiglie. Poi abbiamo i tarocchi classici e due mazzi classici per eccellenza sono i tarocchi di Marsiglia e i tarocchi Rider-Waite.
Io su questi avevo fatto un video specifico, anzi sui tarocchi di Marsiglia c'è tutto il corso che vi aiuterà ad interpretarli, quindi tutto il corso con i significati, gli esempi di stesura, la simbologia, quindi direi che sui tarocchi di Marsiglia non mi soffermo perché c'è talmente tanto materiale sul mio canale che veramente non è il caso che io mi soffermi in questo video. Sui tarocchi Rider-Waite invece avevo fatto molto meno, credo che ci sia un solo video in cui vi faccio vedere la differenza tra questi e quelli di Marsiglia, però poi come programmazione nel canale ho in mente di parlarvi anche più nello specifico dei Rider-Waite. Comunque i tarocchi classici si basano sulla storia e sulla tradizione, quindi seguono un filone storico tradizionale e ne fanno proprio un punto di forza. Inoltre sono perfetti per iniziare, quindi un principiante è meglio che inizi dai tarocchi classici, quindi Rider-Waite, tarocchi di Marsiglia, comunque altri tarocchi classici, perché quelli tematici, quindi quelli che hanno comunque un tema spirituale, metafisico, esoterico, sono un pochino più complicati perché hanno dei simboli in più e quindi questo può confondere. Inoltre vengono utilizzati per tipologie di stesure un po' più psicologiche, un pochino più introspettive, quindi queste cose è bene prenderle in mano quando c'è un pochino più di consapevolezza, un pochino più di esperienza. Quindi io dico semplicemente, prima allenatevi con i tarocchi, con i significati e poi magari passate a quelli un pochino più particolari, perché altrimenti rischiate solo di fare una grande confusione. Poi ci sono i tarocchi fantasy adatti per immergersi in una sfera un po' più fantasiosa e immaginativa. Un esempio fra tanti sono i tarocchi dei gatti. Poi su questo farò un video specifico perché vi voglio parlare proprio degli animali all'interno dei tarocchi, perché c'è tutta una simbologia. Però comunque i tarocchi dei gatti sono solo uno dei tanti esempi, perché poi ci sono i tarocchi dei draghi, ci sono addirittura, mi sembra, i tarocchi delle volpi o della volpe, io quelli non ce l'ho, però mi sembra che esistano. Quindi ci sono veramente tantissime tipologie di tarocchi fantasy e sono secondo me bellissimi perché hanno delle immagini stupende, spettacolari. Sono usati, come vi dicevo, per indagare un po' di più la sfera della fantasia, dell'immaginazione. Quindi vengono utilizzati soprattutto di recente, perché tanti sono anche nuovi, sono stati appena fatti, e vengono utilizzati appunto per indagare un po' questo aspetto, quindi per stimolare anche degli aspetti più fantasiosi, degli aspetti più immaginativi. E secondo me è un percorso veramente affascinante utilizzarli, perché fa entrare proprio in una sfera di noi che non sempre è accessibile a tutti, perché ci sono persone che non hanno un buon rapporto con la loro fantasia, con la loro immaginazione. Questi tarocchi possono aiutare a svilupparla un po'. Questi tarocchi, per la bellezza delle loro figure, sono spesso utilizzati anche solo come tarocchi da collezione. E io che colleziono i tarocchi ve lo posso confermare perché i tarocchi fantasy sono quelli che più di tutti mi attirano proprio come mazzi da collezione, quindi non tanto per utilizzarli, ma per collezionarli, perché sono veramente bellissimi. Anzi, vi anticipo che uno dei miei prossimi acquisti saranno i tarocchi dei draghi, perché mi attirano da sempre, ma non li ho mai comprati. Quindi li aggiungerò alla mia collezione. Ve lo anticipo perché stiamo parlando dei tarocchi fantasy e mi è venuto in mente che volevo comprarmi quelli. Ma andiamo avanti perché questo discorso delle famiglie di tarocchi ci conduce comunque ad un unico filone particolare. Ossia che i tarocchi, qualsiasi sia la loro famiglia, la loro tipologia, servono per entrare in contatto con se stessi. Perché in fondo ogni carta è il frammento di una storia e ogni storia, anche la più lunga e la più lontana, in qualche modo ci parla di noi, quindi i tarocchi parlano di noi. Quindi possono essere fantasy, possono essere classici, metafisici, esoterici, tutto quello che volete, ma tutte le tipologie di tarocchi hanno con sé, portano con sé una storia e quella storia parla di noi. Quindi qualsiasi mazzo scegliate di utilizzare, cercate di renderlo uno strumento utile per entrare in contatto con voi stessi. Cercate
cercate di far sì che vi sia d'aiuto per risolvere e per rispondere a determinate domande della vita che magari in quel momento vi stanno mettendo in difficoltà. Quindi rendetelo sempre uno strumento utile, qualsiasi sia la tipologia, la famiglia, la figura che c'è sopra. Cercate sempre di comunicare con le carte e di trovare degli spunti per agire, per reagire, per costruire la vostra storia o per ricostruirla nel caso in cui fosse da ricostruire. Cercate sempre comunque di trovare il modo e la strategia per sentirvi vivi, perché poi i tarocchi servono a questo, servono per andare avanti con la propria vita, per evolversi, per sentirsi vivi. Quando noi vogliamo trovare una soluzione ad un problema, lo facciamo perché vogliamo andare avanti. Quindi i tarocchi servono a questo, ad andare avanti. Sono un percorso, sono un cammino, l'abbiamo visto nel mio video sul cammino evolutivo dell'uomo e quindi utilizziamo. Utilizziamoli proprio in questo senso. Andiamo avanti nella nostra vita, facciamo il nostro percorso fino ad arrivare all'ultimo dei nostri giorni, sapendo però che fino all'ultimo giorno noi abbiamo lottato, abbiamo vissuto, abbiamo messo in atto strategie per migliorarci, perché i tarocchi sono tutto questo. Io mi fermo con questo video, vi invito come sempre ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.